Benezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie da Calabria. Quest'oggi tante notizie di cui andare a parlare, soprattutto in realtà per quanto riguarda le calabresi, Regina, Crotone, ma anche ovviamente per la Calabria dilettantistica. E partiamo subito con il parlare di Regina. Diverse interviste in quest'ultimo periodo in cui ci sono novità in ambito societario. È arrivato Iriti, è ritornato più che altro a Reggio Calabria Iriti come nuovo direttore generale, ma penso che ne abbiamo parlato in un altro video. Ma al di là di questo, andiamo a parlare di due interviste rilasciate da Taibi e Gallo in merito a due argomenti diversi. Io partirei però dal numero uno della Regina, cioè da Gallo, che ha parlato un po' della situazione in questo momento, soprattutto nelle voci di una possibile cessione della Regina. Abbiamo parlato infatti negli ultimi giorni di un interessamento, di questo ipotetico interessamento di Saladini, attuale presidente della Lamezia Terme, proprio per acquisire la regina. Vediamo un po' che cosa ha detto in tal senso. La regina non è in vendita. Chi dice il contrario è un milantatore. Oltre ad essere imbecille, cretino, idiota e deficiente, bisognerebbe dargli un'ammazzata in fronte. Un attimo esagerato. Non ci sono state proposte per l'acquisto. Sono tutte baggianate. Chi dice il contrario è malafede. Come si può combattere l'idiozia? Quelle persone dicono, scrivono perché hanno un tornaconto personale. Su sfere lavorative ognuno ha il proprio tornaconto personale. Sulla squadra di calcio che può cambiare il presente e il futuro della città, sarebbe stato meglio essere idioti piuttosto che in malafede. È più affascinante seguire un imbecille o un idiota piuttosto che dire la verità. Non ho parlato con nessuno per spiegare la situazione, oltre a me non lo può sapere nessuno. Si è creata una situazione a caso di due imbecilli, uno che parla e uno che scrive. La regina non è in vendita, quindi accuse pesanti rivolte a questi due, adesso non entro nel merito, ma comunque soprattutto un interesse, si è parlato comunque di una possibilità che la regina sia in vendita. Gallo ha fortemente smentito con toni, diciamo, abbastanza esagerati, per utilizzare un eufemismo, perché sono molto esagerati, però ha ribadito a inizio e alla fine che la regina non è in vendita. Quindi ci atteniamo a quello che dice Gallo, anche perché, ripeto, lui ha sempre detto che avrebbe venduto nei momenti in cui la regina sarebbe andata in Serie A. Questo momento ancora non è arrivato, quindi vediamo un po' se riuscirà a mantenere questa promessa. Ma ripeto, io penso che Gallo sia una persona che le cose che dice le vuole comunque portare avanti, soprattutto le promesse che fa a se stesso, per cui penso che comunque non venderà finché non arriveremo in Serie A. Poi dovesse esserci problemi ancora più grandi, allora boh. Però comunque in questo momento neanche io penso sia la regina in vendita, al di là poi delle notizie di interessamento uscite fuori negli ultimi giorni. Ma proseguendo, andiamo a parlare un po' di un'altra intervista, questo caso a Taibi, che ha parlato un po' della situazione legata a Toscano, perché è arrivato a Toscano come nuovo allenatore della Regina. In realtà, nel momento in cui sto registrando, la Regina ha già fatto il primo punto con Toscano in panchina a Como, 1-1 è terminata la partita, però andiamo un po' a vedere che cosa ha detto in sede di presentazione Taibi in merito. Volevo ringraziare il mister Aglietti per il lavoro che ha fatto, per l'uomo che si è dimostrato, ma purtroppo il calcio è fatto di momenti. Siamo passati da essere secondi in classifica ad un cambiamento inspiegabile. Purtroppo quando le cose non vanno bene bisogna dare una scossa. Facciamo il bentornato a mister Toscano, avevamo ponderato tre allenatori, ma quando ho incontrato, ho visto la voglia, quando l'ho incontrato, in riferimento a Toscano, ho visto la voglia di tornare protagonista. Quando ho comunicato l'esonero è chiaro che la squadra era dispiaciuta. Sono però consapevoli che sono i primi responsabili insieme a me se le cose non vanno bene. Mi sono permesso di dire ad Aglietti di non pensarci più di tanto, darsi una spiegazione di questo mese. Serve uno psicologo bravo. Siamo passati da partite importanti a partite inguardabili. Bisogna resettare tutto. Quindi difende Aglietti, difende la scelta che ha fatto anche lui quest'estate, perché è comunque è stato lui a puntare su Aglietti stesso, quindi ha voluto difendere la sua scelta, dicendo che è difficile spiegare quello che è accaduto. Fatto sta che per il momento era giusto l'esonero, è arrivato Toscano che non era l'unico comunque papabile, perché c'erano altri due allenatori nella lista comunque dei desideri. Alla fine è stato scelto lui per la voglia che ha comunque manifestato nel tornare a Reggio Calabria. Detto questo, parlando un po' invece di Cosenza, proseguiamo, anzi, prima, aspettate un attimo, vediamo un po' se c'è ancora comunque. Ecco, sì, per quanto riguarda la regina, in questo video andiamo a parlare anche. Andiamo a parlare anche dell'arrivo di Iriti, perché è giusto parlarne. Infatti, poi parleremo anche di un'intervista nel prossimo video. In questo video, però, semplicemente
accendiamo all'arrivo, perché ufficiale Iriti torna a Reggio Calabria ed è nuovo direttore generale della Regina. Quindi Gallo finalmente annuncia il DG dopo l'addio prima di Tempestilli e non ultimo comunque, anzi ultimo in realtà, quello di Mangiarano. Qualche settimana, qualche mese siamo stati senza direttore generale, adesso arriva Iriti per un ritorno, perché Reggio Calabria già ha lavorato e conosce molto bene l'ambiente, quindi certamente per questo è un plus per poi un lavoratore in generale. Conoscere l'ambiente è sempre qualcosa di positivo, per cui certamente un rinforzo importante. Speriamo che possa dirigere bene un po' tutta la società e quindi farà al meglio il suo lavoro. Non sarà semplice, perché la Regina in questo momento sta facendo un po' di fatica anche a livello societario, vedi le ultime voci di cui stiamo anche parlando e di cui abbiamo parlato in questo video, però resta il fatto che certamente Riti saprà che cosa fare e saprà come riuscire su quali tasti comunque lavorare per migliorare la situazione. Detto questo, proseguendo, direi che possiamo parlare un po' di Medes. Rimaniamo quindi sempre in casa Regina e della situazione Medes, perché in questo ultimo periodo non gioca più, non viene più neanche convocato. Si parla addirittura di esclusioni per scelta tecnica, per cui Medes ormai è al capolinea, la sua avventura a Reggio Calabria, ampiamente preannunciato da parte del sottoscritto, che l'ha sempre comunque voluto non confermare quest'anno, perché nonostante Taibbi abbia detto che ha dei colpi importanti per cui poteva rendersi utile, ragazzi, era palese che Medes non potesse rivelarsi questo calciatore che ci desse qualcosa in più, perché a livello mentale non è stato mai un calciatore continuo, e in Serie B la continuità è fondamentale, perché se vai a colpi in Serie B non vai da nessuna parte, se vai a sprazzi in Serie B non vai da nessuna parte, è fondamentale la continuità di testa, cosa che Medes non ha e non può giocare in B, punto e basta. Adesso io onestamente spero che possa andare a vedere Reggio Calabria, ma lo dico ormai da mesi, mesi e mesi, e purtroppo le prestazioni e il fatto che non gioca mai mi conferma che è un calciatore che ormai è finito. Purtroppo, aggiungo purtroppo, perché sarebbe bello che desse una mano alla squadra, però così non è, anche perché prende un lauto stipendio. Per quanto riguarda invece il Cosenza, diverse notizie. Una per quanto riguarda il Vigorito, perché si opera e sarà fuori diverso tempo, dovrebbe tornare nel prossimo anno, si è sottoposto nello specifico a un intervento chirurgico al ginocchio destro, quindi un intervento comunque abbastanza importante, dovrebbe quindi tornare l'anno prossimo. E notizia certamente non buona in casa Cosenza, perché perde una pedina importante lì in porta. In questo periodo sta giocando Matosevic, però vedremo un po' se poi magari riuscirà a rubargli il posto Tiritiello, Saracco. Vediamo un po', comunque quest'ultimo periodo Occhiuto ha scelto Matosevic come sostituto di Vigorito. Proseguendo, parlando un po' di calciomercato, Florenzi vicino al rinnovo, anche la gente ormai ha detto che si avvicina al rinnovo, Florenzi che addirittura sembrerebbe essere, poter comunque anche ricevere la chiamata dell'Under 21, sta facendo molto bene in quest'ultimo periodo, quindi attenzione, perché Nicolato sta valutando anche una sua possibile convocazione, ripeto, in Under 21, ma ovviamente sarà tra un bel po' di tempo perché la nazionale torna a marzo. Al di là di questo, vicino al rinnovo con il Cosenza, speriamo, anche perché ci sono diverse squadre interessate a lui, visto che sta facendo molto bene, visto che è un classe 2002, è importante assolutamente blindarlo. Detto questo, per quanto riguarda un altro calciatore giovane che è di proprietà del Cosenza e da blindare, Sueva che in realtà è già blindato perché ha rinnovato qualche mese fa, anche lui mi sembra fino al 2024, e al di là di questo, proposto al Potenza. Sueva che è sul piede di partenza perché non ha praticamente mai giocato quest'anno, giusto mandarlo in prestito perché deve fare esperienza, un calciatore giovane che non deve essere legato in panchina, lo dico sempre, i giovani non vanno mai fatti giocare in panchina secondo me, cioè se tu hai un giovane promettente in squadra, lo fai giocare, non lo metti in panchina per mesi e mesi e mesi, a sto punto lo mandi in categoria inferiore a fare esperienza, ma in panchina non deve stare, i giovani devono giocare, ragazzi. Questo secondo me è cioè i giovani per me devono giocare. Sueva in panchina è sprecato, ma che fa allenamenti con il Cosenza? Che cazzo vuoi che impari? Impara giocando, lo mandiamo in prestito, ma lo dovevamo fare già a giugno se non era nei piani del mister. Questo è il punto. Adesso speriamo di poterlo cedere in prestito per fargli fare un'esperienza diversa e
Farli comunque farlo giocare con più continuità, che è quello che è secondo me la base di un giovane. Il giovane deve giocare con continuità. Quindi questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglio, eh. Magari il giovane deve giocare tutta la vita in panchina, non lo so. Però, boh, comunque, al di là di questo, speriamo che, ripeto, possa trovare spazio. Si parla di potenza, vediamo se quindi il potenza di Trocini ci pensa, ci farà un pensierino, vediamo un po'. Detto questo, per quanto riguarda invece il Crotone, notizia legata alla primavera, perché la beta trasco di Crotone è stata rinviata, data da destinarsi, si parla comunque di positività in casa Ascoli, credo, ha fatto questa partita rinviata per quanto riguarda il campionato di Primavera 2. Vedremo un po' poi quando sarà recuperata, ma onestamente credo il prossimo anno. Andando avanti, sempre in casa Crotone, si parla principalmente di calciomercato quest'oggi e soprattutto di uscite. Due calciatori in uscita sono Benali e Molina, il capitano e il vice capitano. Molina, che ha fatto malissimo fino a questo momento, ma proprio a livello anche mentale, un calciatore che tecnicamente non è certamente scarso, ma così come Benali, che è un calciatore con una qualità incredibile. Però in questo ultimo periodo stanno dimostrando che a livello di testa non ci sono e che evidentemente non vogliono continuare il progetto Crotone. Crotone che quindi ha deciso di mettere alla porta, Modesto stesso l'ha detto ampiamente in conferenza quando è tornato, giusto così, perché se si è capito che i calciatori vogliono andare via, che vadano via, non c'è nessun tipo di problema, ti puoi chiamare come vuoi, ma è sempre doveroso puntare su chi ha voglia in tutti i campionati, in tutte le squadre, così. Quindi bene così. Se Benali, per esempio, vuole andare via, si parla di una partenza. Vabbè, Benali in partenza, va bene, vedremo un po' dove andrà. Fatto sta che comunque è giusto, se lui vuole andare via, che vada via. Certo, l'unica cosa che magari può comunque dare fastidio è che può rafforzare una diretta concorrente, perché si parla di Vicenza e Vicenza di Balzaretti interessato a lui. Quindi attenzione, perché potrebbe essere un rinforzo di altissimo livello per il Vicenza, che lotta come noi per la salvezza. Però ragazzi, se, ripeto, vuole andare via, che vada via. Dispiace certamente che nel caso vada a rafforzare una diretta concorrente, anche se onestamente non so se Benali voglia andare a Vicenza, che comunque è messa peggio ancora di noi. Comunque vediamo un po'. Per quanto riguarda invece la questione Molina, piace invece al Monza. Si parla comunque di Monza interessato a lui, anche lui sembrerebbe essere in uscita per via comunque, ripeto, di prestazioni negative dovute a una mancanza evidentemente di voglia di giocare a Crotone, e quindi il Crotone corre ai ripari cedendo i calciatori. E anche comunque cessioni che sarebbero eventualmente con i prezzi giusti anche remunerative, quindi perché sono calciatori che hanno un contratto a lungo termine, dai quali si potrebbe guadagnare qualcosina. Quindi speriamo anche di cedere al giusto prezzo. Molina, ripeto, sembrerebbe essere diretto verso Monza, vediamo un po'. Ripeto, anche qui andrebbe certamente a rafforzare una squadra come il Monza, ma se non ha più voglia di giocare a Crotone, che vada via, la porta è quella. Detto questo, per quanto riguarda invece le entrate, si parla di un calciatore che proprio potrebbe arrivare dal Monza, magari un possibile scambio, cioè Churria, attaccante della Monza, ex Pordenone, calciatore che a me piace tantissimo, seguito anche da squadre di Serie A nella finestra estiva di calciomercato, e si è parlato di un possibile interessamento, ma tutto questo è stato smentito da parte dell'agente. L'agente Tinti di Churria ha smentito tutto, non c'è stato nessun contatto fino a questo momento e non si fa nulla per ora. Vedremo, poi magari in futuro ci saranno contatti, potrebbe esserci, ripeto, questo scambio con Molina, visto che il Monza è interessato al calciatore del Crotone. Vediamo un po', magari, perché Churri, ragazzi, per l'attacco sarebbe un rinforzo importante. A noi ci servono comunque esterni veloci di livello, che sono prolifici, perché Churri è un altro attaccante prolifico, quindi ci servirebbero giocatori di questo tipo con queste caratteristiche e di così alto livello per la categoria. Però non penso che il Monza lo libererà così facilmente, perché comunque ci ha investito molto, è un calciatore importante. Detto questo, andiamo avanti un po' parlando di dilettantismo, e si parla nello specifico di Lamezia Terme, perché è arrivato il nuovo allenatore dopo l'esonero di Tonelio, di cui abbiamo ampiamente parlato. Allora, arriva l'ufficialità di Campilongo. Allora, per quanto riguarda Tonelio, quindi esonerato, non so, in realtà se ne abbiamo già parlato, però fatto sta che comunque viene esonerato da parte della società dopo
le ultime tre partite in cui sono arrivati due pareggi ed una sconfitta pesante in casa con la Cireale, esonero su cui non sono d'accordo perché se si vuole vincere il campionato bisogna dare una parvenza di continuità e i continui cambi in panchina per me non saranno per niente, non ci saranno dei benefici da questi cambi, anzi ci saranno solamente delle conseguenze negative già dalle prossime giornate secondo me, e quindi sono cambi in panchina così repentini che portano veramente a nulla alla fine. Magari arriviamo in playoff, più di quello non facciamo, secondo me, quest'anno. Toglio comunque rimane all'interno della società perché è il nuovo direttore tecnico della Lamezia Terme, quindi rimane in società, lo fa come direttore tecnico, quindi ha un ruolo comunque importante, rimane diciamo legato all'area tecnica, ma non più come allenatore. Il nuovo allenatore invece è Campilongo. Campilongo che firma quindi con il Lamezia, sicuramente una rinforzo importante per quanto riguarda la panchina, perché a livello di nome è un attore comunque importante che piaceva anche al Mantova per sostituire comunque prima di che arrivasse Galderisi sulla panchina del Mantova, e di conseguenza stiamo parlando comunque di un attore che ha fatto il professionismo nelle ultime annate con la Cavese, un attore comunque importante che comunque le piazze del sud le conosce molto bene, e certamente alla Lamezia può far bene, però ripeto Renzi non ha la bacchetta magica e i problemi non si risolvono in due partite, già siamo messi male, ma non è tanto Campilongo in sé che è secondo me anche un buon allenatore, però i continui cambi porteranno a ben poco. Ma in merito proprio all'arrivo proprio di Campilongo voglio leggervi un'intervista del direttore sportivo della Lamezia Terme Mazzei, andiamo a vedere un po' che cosa ha detto. Campilongo è un tecnico che conosce bene la categoria e alle spalle una carriera importante che parla da sé. Siamo sicuri che metterà al servizio del club tutto il suo bagaglio di esperienze sia tecniche che umane. Le ambizioni della società sono da top club e tali continueranno ad essere. Siamo tutti sulla stessa barca, si va verso la medesima direzione. Quindi a Campilongo è un ottimo allenatore, l'obiettivo è vincere il campionato, tutte cose abbastanza scontate. Per quanto riguarda la posizione di Toni Lio farà sempre parte del progetto gialloblu, ricoprendo il delicato ruolo di direttore tecnico del club. Continuiamo tutti uniti nel nostro percorso e consapevoli di voler conquistare obiettivi molto importanti, quindi conferma, ripeto, la volontà di vincere il campionato e comunque che Toni Lio rimane all'interno della società nonostante l'esonero. Detto questo, proseguendo, direi che possiamo sempre rimanere in realtà a parlare di Serie D, però lo facciamo comunque parlando di un rinvio, perché Sanlucarend è stata rinviata, poi è rinviata per un positivo in casa Rende, Rende che quindi ha riscontrato questa positività, Rende che tra l'altro ha diverse partite rinviate, vedi quella con la Gelbison, non per colpa sua perché in realtà lì è stata rinviata per due positivi in casa Gelbison, in questo caso la partita con il Sanlucarend è stata rinviata per un positivo in casa Rende. Onestamente io sono anche perplesso, e apro una piccola parentesi, perché ma si può rinviare una partita per un positivo? Cioè io mi chiedo, no? Con tutto il bene, è vero che adesso tutti i calciatori vanno in isolamento, quello che volete voi, il periodo è quello che è, però per un positivo, cioè veramente per un positivo mi cascano le braccia che tutti i calciatori poi la partita si debba rinviare, perché è un positivo, poi vabbè il discorso isolamento e tutto va bene, però se i tamponi si fanno subito e sono subito negativi, la partita si gioca, cioè c'è un positivo, se non sono 550 positivi. Così si accumulano solamente partite da recuperare per una positività, poi a conti fatti. Cioè, questo è un po' il mio discorso. Comunque, detto questo, proseguiamo un po' a parlare di eccellenza perché ci sono diverse notizie di cui andare ad approfondire. In tal senso, andiamo un po' a parlare di Roccella, perché è ufficiale. L'esonero di Galati, quindi si conclude questa avventura durata da anni, perché ormai Galati è sulla panchina di Roccella da veramente tantissimi anni, e la società ha deciso di cambiare, visto che la situazione è veramente complicata, ci sono movimenti anche societari, perché in casa Roccella ci sono movimenti anche societari in quest'ultimo periodo, conseguenti a risultati sportivi veramente, veramente negativi, squadra che purtroppo è quella che è anche a livello tecnico. Galati ha provato a fare il massimo, però il Roccella è in una situazione veramente critica e serve un rinnovamento totale della squadra, a partire dalla società. In tal senso si è partiti con l'esonero del mister, peccato perché è un allenatore comunque di grande esperienza che rappresenta una certezza, però purtroppo in questo momento per il Roccella serve un cambiamento, serve una svolta
un cambio forte anche per dare dei segnali alla squadra, quindi arriva questo esonero qui, che tutto sommato è anche comprensibile. Detto questo, però, direi che possiamo proseguire a parlare un po' di stilo Monasterace, perché si parla di diverse notizie. Stilo Monasterace che sarebbe in realtà vicina ad un nuovo colpo, infatti sembrerebbe essere vicino, sembrerebbe comunque essere vicino l'arrivo di Andrada, calciatore che arriverebbe dal Sersale, attaccante comunque di alto livello per la categoria, che a Sersale in realtà non ha convinto, non è riuscito a far bene in questa prima parte di stagione, ma chissà che dovesse arrivare poi Stilo, non riesca comunque a ritrovarsi con Caridi e non riesca comunque a far bene. Comunque Stilo Monastace che sembrerebbe aver chiuso il colpo, in realtà ha chiuso anche una cessione in questo caso, perché è ufficiale l'addio di Vita, attaccante classe 92, che firma con la A Casertano, quindi si sposta comunque nel centro Italia e lascia quindi la Stilo Monasterace. Firma un contratto tra l'altro annuale con la nuova squadra, attaccante comunque che fino a questo momento non ha fatto comunque molto bene, qualche gol ha fatto Vita, 2 o 3 gol ne ha fatti però pochi, una Stilo Monasterace che ha problemi offensivi e che quindi decide di mandare via, diciamo, la sua punta di diamante per andare a prenderne un'altra. Sembrerebbe in tal senso, ripeto, essere vicino Andrada, ma quindi Vita lascia la squadra. Parlando invece di Bovalinese, non parliamo di mercato, ma più che altro di strutture, perché si parla di una possibilità molto importante in ottica futura. Infatti la Bovalinese potrebbe avere una struttura di proprietà in futuro. L'obiettivo è questo. Il Cartisano ormai la questione Cartisano non la riapro, non la riesumo dalla tomba, perché ci sarebbero da scrivere papiri sulla questione Cartisano, però l'obiettivo della società della Bovalinese nei prossimi anni, perché certamente non è domani, ma è nei prossimi anni, quindi l'obiettivo comunque a medio e lungo termine è di creare una struttura, un centro comunque e uno stadio di proprietà per poter poi avere anche una parvenza di settore giovanile che la Bovalinese non ha, perché già la prima squadra si allena in un altro paese. Gioca a Locri, quindi non si allena a Bovalino, non gioca a Bovalino, è la Bovalinese, non c'è neanche l'idea di poter fare un settore giovanile come si deve, quindi per poter pensare di avere un settore giovanile che possa rifornire la prima squadra, così come per esempio la Morrone, bisogna avere delle strutture di proprietà o comunque delle strutture sane, delle strutture comunque che siano adeguate alla causa. E quindi l'obiettivo in questo momento è questo, certamente da un punto di vista sportivo arrivare alla salvezza, per aspettare poi tempi migliori i prossimi anni e quindi raggiungere l'obiettivo delle strutture e quindi anche della realizzazione di un settore giovanile come si deve. Questo quindi è l'obiettivo che la società si è posta e vediamo se riuscirà poi a raggiungerlo. Detto questo, però, proseguiamo perché bisogna parlare di tre addii in casa Boccanova Veneto, questo di calciomercato, perché lasciano 3 calciatori: Cucinotti, difensore classe 1990, che tra l'altro si è già accordato con il Gallico Catona, addio certamente importante per il Boccanova Veneto, perché è un difensore di grande esperienza, ma che in questa prima parte di stagione non ha convinto il presidente Cogliandro e quindi la società, ma anche poi la parte tecnica, quindi il mister. Lascia anche Carrozza, esterno classe 99, anche lui lascia la causa dopo questa prima parte di stagione, e Flores, centrocampista classe 94, è arrivato quest'estate, ma che, così come i due precedentemente citati, non ha convinto e quindi lascia il Boccanova Veneto, quindi rescinde il contratto. Proseguendo, direi che possiamo chiudere con le ultime due notizie. Una in casa Isola Capo Rizzuto, perché attenzione, c'è un possibile arrivo di calciomercato, al di là di tutti quelli che sono arrivati in quest'ultimo periodo, perché l'Isola ha chiuso diversi colpi di mercato in quest'ultimo periodo, soprattutto per il comparto over. Attenzione, perché potrebbe arrivare anche Minici, che rappresenterebbe un ennesimo rinforzo di alto livello per un'isola che si è praticamente rivoltata a livello di formazione, di rosa, dopo una prima parte di stagione con Zangari, in cui la squadra era una, e adesso con Parentela, anche a livello comunque proprio di rosa, di qualità della rosa, è un'altra. Questo è certamente comunque positivo, perché l'isola sta facendo bene e dimostra che gli acquisti comunque sono fino a questo momento efficaci, stati efficaci. E chiudiamo con un colpo in casa Scalea, perché è ufficiale l'arrivo di Sanna, esterno classe 96, che firma quindi con la squadra
Cosentina, calciatore ex Torres, Lanusei e anche Acireale, proprietà di origine argentina, quindi Scalea che anche lui, anch'esso coltiva la colonia argentina, così come tante altre squadre, e in realtà comunque questo è principalmente anche per il fatto che costano bene i calciatori stranieri. Ma vabbè, al di là di questo, che sono discorsi che abbiamo ampiamente parlato sul secondo canale, rinforzo certamente importante di un esterno comunque nel pieno della carriera, che non è comunque per nulla vecchio, anzi viene da stagioni comunque di livello e potrebbe certamente confermarsi in quel di Scalea. Quindi questo è colpo sicuramente importante per la formazione di Mister Gregoraci. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.